Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Allora, video sugli ultimi bocciati del 2014. Sono quattro prodottini che, con i quali io non mi sono assolutissimamente trovata bene e quindi partiamo subito. Allora, questa è una crema corpo che io ho trovato in offerta tempo fa da Beauty Star, mi ricordo, e questa è una crema dei coloniali che, conoscendo insomma la mia passione per le profumazioni speziate, zen, un po' così new age, ho sempre puntato come brand, però mi seccava pagare così tanto per queste creme. Le ho trovate in un'offerta e ho detto va, prendiamola, e questa è la Body Milk, quindi un latte corpo, Mysterious Rose, quindi rosa misteriosa, eccola qua. Questo è un tubone che è pressoché quasi ancora pieno, scusate, sono in fase digestiva. Perché la boccio? Perché diciamo che i miei gusti non sono propriamente, insomma, quelli che forse probabilmente avrò over 70, quindi sia per quanto riguarda le scelte verso me stessa che il mio target di riferimento. Capiamoci, ecco, io forse non avrei coraggio di regalare questa crema nemmeno a mia nonna se fosse viva, perché ha una profumazione, ragazze care, ma sa de vecchio, ma di vecchio, di santio, di naftalina, di che ti prendono, ti mummificano, ti mettono nell'armadio e ti tirano fuori dopo 20 anni. Altro che Mysterious Rose, forse le rose che portiamo al cimitero. Ora io mi dispiace di essere così incisiva verso la signora i coloniali, però santi Dio, cioè veramente proprio una puzza, una cosa. Io non so se qualcuno di voi la utilizza, e quindi massimo rispetto per i vostri gusti, per l'amor di Dio, però guardate, o è la reazione che fa con il mio pH, io non riesco a capire, ma è terrificante, terrificante. Non chiedetemi nemmeno com'è l'idratazione, una cosa, perché stolezzo sta cosa della serie, sono arrivata all'ultimo respiro della mia vita, sinceramente anche no. Poi vado avanti. Come shampoo io boccio assolutamente questo del Giardino Cosmetico, questo antiforfora, questo shampoo bio, anch'esso trovato in un periodo di disperazione a voi noto, di cambio stagionale, trovato e acquistato in offerta per capelli normali o grassi, all'incirca avrò speso 3 euro, con olio di semi di lino dell'Umbria e anice verde. È uno shampoo? Punto di domanda. Perché io, nonostante un lavaggio, due lavaggi, non mi riesco a detergere la cute e non riesco a pulirmi i capelli. Cioè, per me, per il mio tipo di capello, che attualmente non è un capello grasso, quindi sono uscita dal tunnel, quindi è ritornato ad essere un capello normale, con una cute ancora sensibile, nel senso che sento ancora gli strascichi della cosa, quindi è una cute che mi dice, un cuoio capelluto mi dice state quieta, state calma, cioè non ci mettere cose aggressive sopra, che così andiamo bene, quindi io seguo la situazione. Però io ho sentito anche le altre recensioni di questo shampoo qua, non ne ho sentita una positiva, e confermo assolutamente, io questo shampoo lo regalo a una persona che comunque di shampoo se ne fa fuori a gogo e non ha questo genere di problema, perché è inutile tenerlo perché non lo utilizzerò mai, cioè hai voglia di pulirci i pennelli, vado avanti fino al 2045, nel frattempo scadrà pure, quindi lo regalo più che volentieri, perché per me è uno shampoo completamente inutile, quindi non pulisce, di conseguenza il giorno dopo tu ti devi rifare lo shampoo e te lo rifai con un altro shampoo, perché non ha senso lavarsi con qualcosa che non deterge, non pulisce. Per quello che mi riguarda è questo. Poi un altro bocciato che vi feci vedere su Instagram, in una delle mie pochissime fotine pubblicate, è questo Top Coat Gel Look Plumping della Essence, e che io ho trovato in uno stand, ma poi non ho più rivisto, quindi io non riesco a capire se faccia parte di una collezione, ma è sporco di rossetto, vabbè. XXXL Volume, che è questo qui. L'ho preso, non lo so perché l'ho preso, perché ogni tanto mi prende la voglia di cambiare quando lo so
mi conosco che alla fine torno sempre al Bettered Angel Nails, che è sempre Essence, quello con la boccetta nera, che a paragone con tutti gli altri, tutti quelli che ho provato, non c'è paragone con il Sash V, non c'è paragone con quello di New York Color, cioè per me quello è Ermeio, punto. Ho preso questa cosa qua, il top coat non ha nulla perché dopo 24 ore lo smalto è sbeccato, cioè come resistenza sullo smalto non ci siamo, come lucentezza forse anche sì, però no, per me il top coat ha da sigilla, mi deve far durare lo smalto, insomma, in un periodo abbastanza decente, no? Non è che il giorno dopo io devo avere già tutte le unghie sbeccate, quindi ve lo faccio rivedere il colpevole, oppure se l'avete anche voi ditemi se vi state trovando bene oppure no, io assolutamente no. Poi, io so che adesso parlerò di un prodotto che sento che, scusate, stavo sbattendo la polvere perché si è accumulata nel frattempo, non in questi minuti qua chiaramente, ma nelle ultime settimane, è una tinta, una colorazione permanente, cerchiamo di dire le cose come stanno, senza ammoniaca, della Garnier Olia. Io so che è molto amato in giro per il tubo. Questa è la seconda confezione che io provo, un anno fa ne avevo provata un'altra e non mi ci ero trovata bene, continuando a risentire tutti questi video, vabbè, avrai beccato tu, no? Dico riprova, no? Riconfermo la mia impressione di un anno fa, io ho preso il castano scuro dorato. Ho preso una colorazione senza ammoniaca per i motivi di qui sopra. Qua c'è scritto copre il 100% dei capelli bianchi e qua si fa una grande risata. Perché non è assolutamente... Su di me, sui miei capelli scuri, no. Probabilmente se fossi bionda lo direi, perché ne ho sentito parlare da persone abbastanza chiare di capelli. Io non assolutamente non posso dire questa cosa, non copre, riflessa, che è una cosa che io odio. Cioè sul capello bianco avere un riflesso castano scuro dorato equivale proprio a un effetto estetico terribile, ritorniamo ai vecchi tempi che non mi sento di andare in giro assolutamente così, adesso aspetto, lascio decantare ancora un pochetto, io ce l'ho su in questo momento e lo faccio solo sulle radici perché comunque è un colore molto simile al mio, quindi non ha senso andare a stressare le lunghezze. Oltretutto mi ha brucicchiato la cute, quindi il Bio Cap che vi ho fatto vedere nei prodotti finiti o che vi farò vedere nei prodotti finiti, non so con che sequenza caricherò i video, è sicuramente molto più delicata sulla mia cute, quindi voglio dire non ha senso andare a prendere una colorazione del genere senza ammoniaca per non stressare la cute ma non avere una coprenza e soffrire pure nel frattempo perché ti brucia il cuoio capelluto. Per quello che mi riguarda non sa proprio da fa, quindi io mi sento di bocciarla. Basta, questi erano i quattro cicciuzzi che vi volevo sconsigliare secondo sempre la mia esperienza. Un altro video Velox, ma del resto nello stesso pomeriggio ne ho girato un altro, quindi insomma ho parlato complessivamente sicuramente per una ventina di minuti, che per me è pure troppo davanti alla videocamera. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!